what e a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Resident Evil 4 Remake. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vedremo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno signori e signori, dopo che la volta scorsa alla fine dei giochi ci siamo ritrovati a scontrarci col carissimo Krauty, che a un certo punto è seguito uno spogliarello veramente molto sexy. Peccato che le sue braccia siano diventate degli arti assolutamente deformi e schifosi. Ma a parte tutto, alla fine per il rotto della cuffia sono riuscita a completare anche quella boss fight, e qualcuno di voi mi ha appunto detto che ormai alla fine del gioco non dovrebbe mancare molto. Probabilmente ragazzi mancheranno appunto un paio di video, quindi questo è un prossimo. E rottura di palle grandissima, ovviamente ci hanno portato di nuovo via Ashley. Leon si è ritrovato di nuovo come un coglio. Quindi stiamo iniziando proprio il capitolo 15 ed eccoci qua. Per cui com'è la nostra situazione attuale effettivamente? Non so effettivamente ragazzi se siamo messi benissimo. La salute sta un po' in mano, sali verso la cima, va bene, quindi dovremo fare questo. In effetti, quindi intanto apriamo qua, polvere alla sparo, granata puttenda, piantina verde, che direi di miscelare immediatamente con l'altra piantina verde che avevamo e di usarla, perché no, voglio dire, siamo già qua. Quindi va bene. È Leon, cioè questo pessimismo così incredibile, lo so, riservalo magari per qualche altro momento un pochettino più critico, che diamine. Oddio, cioè non è che adesso siamo messi molto meglio, però comunque il nostro obiettivo attuale ragazzi è di salire verso la cima, quindi io direi di salire verso la cima. Perché perdere tempo? Allora, cosa possiamo ammirare da qua? Cosa c'è di bellissimo? Zoomone. Una difesa bella tosta. Ok, quindi altra rottura di maroni in arrivo, signore e signori. C'è un bel po' di gente che ci aspetta là in fondo, e quello? Deve essere il loro santuario. Ok, eccola là, eccola là. I salami se la stanno portando via. Sembrano degli insaccati ragazzi, in quel modo tutti impacchettati. Cioè abbastanza inquietante la cosa. Vabbè, a parte tutto, mi sa che non c'è più niente da osservare, vero? Quindi, la prima cosa che faccio è spaccare questa. Tacchete, munizioni carabina, meraviglioso. E qua c'è il caro Eusti che ci aspetta. La pausa è finita, presumo. Che pausa, ci aspettano momenti veramente terribili. Benvenuto. Quindi, allora, intanto prendiamo uno spray medico. Dai, perché comunque può essere utile. Non Saggia abbiamo scena. Più tante pesetas, ragazzi. 23.000 sono veramente poche. E quindi temo che non potremo fare particolari potenziamenti. Gli zaffiri mi avete consigliato comunque di tenerli, perché appunto è probabile che si troveranno altri gioielli in cui poterli incastonare, quindi ovviamente lo terremo. Coltello d'assalto di Krauty, ragazzi, vale addirittura meno del coltello da combattimento che abbiamo. Direi ragazzi di restare così. Non so se troveremo tante altre pesetas, non so se i potenziamenti che ho fatto fino ad ora ovviamente basteranno. Facciamoci il segno della croce, signori e signori, incrociamo le dita, speriamo bene. Andiamo all'arrembaggio allora, cioè direi, non perdiamo troppo tempo. Eccolo, già m'ha visto, lo stealth come sempre. Oh, buoni. Che cazzo sta succedendo? Ma dai, ah, ma sono dei miei, veramente? Grande ragazzi, grandi! Whee! Facciamo salta un po' di teste. Sì, due colpi andati a segno. Bello. Ragazzi, grandi. Facciamogliela vedere a questi stronzi. Vai Mike, avanti tutta. Pescetta, siamo in serie pistola. In un'area aperta, che intendi per aria aperta? Aspetta, state buoni, eccoli là. Vai, minchia, falli saltare tutti in aria, Mike. Oh. Allora, venite ragazzi, aria aperta, forza e coraggio, falli saltare in aria, Mike.
Pappa, da dove minchia sei uscito te? Guarda, io direi che forse è consigliabile tornare fuori. Prendiamo tutto. Vai Mike, sono tutti tuoi. Di qua Mike. Mike, vai, 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 vai. Avanti così. Minchia, li sta scaricando addosso un arsenale. Oh oh, la plaga no, la plaga no, la plaga no. Allora, visto che ce li ho... Ah, vabbè, le fa esplodere Mike. Ma che problema c'è? Assolutamente nessuno. Ma devo continuare ad andare avanti, devo aspettare qua. Continueranno ad arrivare tipo all'infinito o robe simili. Vabbè, intanto polvere da sparo, pesetas, comunque fan comodo, fan comodo. Vai Mike, falli saltare in aria, bello. Aia, non devi colpire me però. Boom, bitch. Bello, ci piace, non ci prova. Ah, vaffanculo, mannaggia la miseria, mi ha dato fuoco. Ah! Chi è? Mike, ci pensi te? Grande, almeno... Ah! È lo stronzo là sopra. Mannaggia, mi ha dovuto... Sto tornando a mezza vita il maledetto. Allora, io penso sia meglio, ragazzi, procedere. Quindi raccogliamo tutto quello che c'è qua. Pesetas, polvere da sparo. Ma cavron, sarà tuo padre, scusa, permettimi di dirlo. Rompiamo queste scatolette. Pesetas, pesetas, ci piace, ci piace, ci piace. Ovviamente dovremmo procedere da lì. Però se salgo qua sopra, ci sarà per caso qualcosa di buono, interessante da raccogliere, di ciccioso? Sì, pesetas, pesetas, polvere da sparo a gogo. Va bene, va bene, va bene. Altre scatoline con pesetas a gogo. Bene, ci piace, minchia, mi farei saltare in aria. Peccato che sono finiti tutti quanti, però. D'accordo, allora possiamo andare avanti. Per adesso avremo, ragazzi, l'appoggio di Mike da lassù. Quindi questa... Certo, ma c'è, guarda. Ma ovvio. Ma vai, ma fai tu. Cioè, te hai campo libero, Mike. Oddio. Dobbiamo stare attenti, ragazzi. Ci stanno quelli che ci possono far saltare la testa. Mike, hai detto, ci pensi te o che devo fare? Ok. Mamma mia. Boom. E via che saltano in aria. Bello, mi piace così. Almeno, oh, uscita. Almeno non devo sprecare troppo arsenale, ragazzi. Ok, via un'altra. Almeno mi sono tolta la plaga da in mezzo ai piedi. Via di polvere da sparo. Minchia, queste piante mi sembrano nemici, raga. Ogni volta mi dia un colpo. Mi stanno a dare un mucchio di polvere da sparo. Mi posso fare qualche altra munizione? Munizione fucile, assolutamente. E volevo farmi altre munizioni per carabina, ma niente da fare. Va bene così, dai, almeno avremo qualcosina in più per poter affrontare incontri ravvicinati. Allora, qui bariletti, pesetas, munizioni carabina, piantina verde. Va benissimo. Va assolutamente benissimo. Ma qua davanti c'è altro, mi sa di no. Dobbiamo per forza andare di qua, ragazzi. Ricarichiamo un po'. Oddio. No, non mi abbattere Mike. Oh cazzo, correi. È una bella rogna. Fa qualcosa per quella torretta. Io intanto vado a pisciare. Buona pisciata Mike. Non ti preoccupare, ci penso io. Come dice. Distruggi l'arma contraerea. Allora qua è chiuso, quindi non posso entrare da qua. Forse dovrò fare un giro lungo. Vediamo un pochettino, intanto rompiamo questi. Quindi quelli che ci troveremo di fronte adesso, ragazzi, saranno purtroppo affari nostri. Aspetta, fermo là. Ok. Mi piace quando saltano in aria così. Attenzione alla mitragliatrice. Tesoro, ma stai a vedere che sto un attimo in mezzo alla merda. Dammi un attimo, su. Allora, se salti in aria, dimmi che l'ho preso, te prego. Oddio. Boom! Ah, oddio. Minchia, quanto li odio questi con gli scudi, raga. Yassore, dai, a mamme, dai, a tutta la stirpe tua. Spraietto medico. Allora, raga, facciamo una cosa bellissima. Prendiamo sta roba. Oh, shit. For the trash. Ve più a voi, for the trash. Fermi lì, fermi lì. Ok, ah.
Andando avanti così morirò presto, raga. Oddio. No, raga, è un guaio. Un guaio terribile. Un guaio terribile. Terribile, 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 terribile. Ok. No, la plaga no. La plaga no. La plaga no. La plaga no. Famo così, guarda. Plaga via. Via dai Collions. Ok, via dai Collions pure te. Oddio. Siamo a riparo. Salta in aria. Grazie. Munizione pistola. Ehi. Mamma mia quanto siete nervosi stamattina. Sì, stamattina è sera, stasera. Ok, regà, dobbiamo assolutamente evitare quella maledetta mitragliatrice. E sentite ragazzi, io sto affrontando una situazione parecchio antipatica. Quindi dovete avere un attimo di pazienza a farmi ambientare. Perché, io ho fatto il giro da qua perché... In effetti, perché probabilmente mi porta più facilmente dalle mitragliatrici. Cosa c'è qui? Oddio, ciao bello. Scusa, un po' fretta. Munizioni fucile, vai, polvere da sparo. Peseta sa go go. Munizioni magnum, ci piacciono. No, 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 tesoro, no. Non devi dire così, perché poi qualcuno potrebbe rimanerci male, capito? Quindi risolviamo sta situazione. Allora, la porta aerei dovrebbe essere qua sopra. Sì, la porta aerei, la contra aerei dovrebbe essere qua sopra. Quindi continuiamo a salire. Fucile. Meglio avere qualcosa da vicino per far saltare qualcuno. Per far saltare qualcun altro. Usiamo un po' la pistola. E su, mannaggia la miseria. Ok, dove sono? Eccola lì la contra aerei, di qua. Immagino... Sfruttiamo i barili fin quando ci stanno. Ovviamente senza prendere fuoco anche noi. Sarebbe meglio. Ciao bello. Ciao bello. Bello, bello, bello. Ammazza, Ma che colpi ci stavano caricati dentro questa pistola. Vado, Vado, non ci provà. Aspetta, 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 aspetta. No, non ci provà, non ci provà, non ci provà. Minchia, raga, come ho evitato un'esplosione. Ho evitato di morire tipo malissimo. Scusa, amico. Cioè, davvero, non posso. Dai, cioè io sono tornata fuori per ammazzare sto maledetto. Via. Fatemi respirare un secondo, mannaggia santa, che non ci sto a capire niente. Allora, via, munizioni di carabina, pesetas e polvere da sparo. Fantastico, adesso mi diverto. Adesso mi diverto. Dove sono gli altri che li voglio far saltare in aria? Dio santissimo, ecco fatto. Risolviamo direttamente così. Vai Mike. Dove sono gli altri? Scusate ragazzi, ma li faccio fuori così. È molto più comodo, cioè senza stare ad aspettare di usare altri colpi a caso, va bene? Va benissimo. Beh, che adesso che abbiamo Mike di regola dovremmo essere coperti, ragazzi. Oddio, guarda lì là in fondo. Ma io mi faccio saltare per aria. Va bene, allora non sono disposta ad aspettare oltre. Quindi scendiamo, perché abbiamo il caro Mike che ci fa la copertura. Che sta succedendo? Chi è che grida come un animale? Che c'è? Vai Mike! Basta che non mi ammazzi pure a me però, bello. Mamma mia raga. Mamma mia raga, è arrivata l'artiglieria puntente. L'artiglieria puntente. Allora, cavron ancora. Vado. E boom bitch. Via, 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 via. Sento rumori bruttissimi. Peseta sa go go. Magari, regà, no, ho contato fino ad questo esatto momento sul tuo aiuto, Mike. Non mi puoi abbandonare così. Mannaggia a te, mannaggia. Giusto nel momento del bisogno. Vabbè, usiamo la miscelina, ragazzi. Prepariamoci. Ma si è abbassato lo stronzo. Raga, non posso usare troppi colpi fucile. Cerchiamo di sfruttare pure sta cazzo di pistola, perché se no sono guai terribili. Ciao caro. Scusa, ammazza. Come rizzola con giù delle scale, è bellissimo. Mori però. Soreta. Mannaggia. Su Leon. Vabbè. Allora, dov'è il cancello tra l'altro?
che me so già persa. Dove devo andare di preciso? E dai, vi dovete dare una calmata, ragazzi, però. È il cancello di qua. Quindi andavo bene. Continuano a ruzzolare giù dalle scale come imbecilli. Ecco fatto. Quindi dicevo, forse riusciremo ad accumulare abbastanza pesetas per poter fare qualche ulteriore miglioria prima della parte finale del gioco, ragazzi. Speriamo in bene. Allora, andiamo giù di munizioni carabina. Ricarichiamo un po' la situa. Avrei voluto altre munizioni per fucile, devo essere sincera, ma ci accontenteremo così. Allora, oddio, situazione bruttissima. Famo così, raga. No. Ok, no, raga, perché questi qua alle mitragliatrici possono essere veramente un grande dito nel sedere. No, raga, l'ho mancato malissimo. Nelle palle! Nelle palle! Oh, la plaga no! La plaga no! No, 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 ragazzi, no, no, no! State sbagliando tutto! Granata assordente! Il ragno no! Ok. Ok. Va tutto benissimo. Va tutto benissimo. Posso fare qualche altra granata assordente? Nel dubbio, meglio attrezzarsi. Ciao, caro. Quando vuoi morire? Maledetto. Muori, però. Che cavolo. Oh, allora, state buoni, fermi. Pure, raga, la musica mette in ansia, porca vacca. Dovrei riuscire, oddio. Esplodi, sì. Aspetta, bello, sta fermo lì. No, 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 no. Ok, devo cercare di stare attenta. Così ovviamente, raga, i colpi se ne vanno. Però è, cioè, più che normale. Mike non ci può dare più una mano. Siamo completamente soli. C'è qualcun altro che vuole saltare in aria? Peccato, adesso che avevo trovato il nuovo giocattolino. Vabbè, dai. Fa niente, intanto guardiamoci intorno. Raccogliamo tutto, ragazzi. Anche pesetas. Siamo riusciti a raggiungere praticamente le 72.000 pesetas già, ragazzi. E questo è ottimo, perché appunto potremmo eventualmente fare qualcuna di quelle migliorie dell'ultimo momento di cui vi parlavo poco fa. Che altro c'è nei dintorni? Qui sembrerebbe nessuno. Quindi, piantina rossa. Tac. Qua mi dicono, wow, di qua c'è una piantina verde, ragazzi. Munizioni mitragliatrice, ovviamente le lascerò lì dove sono. Quindi andiamo a cercare la piantina verde. Ok, dovrebbe essere di qua. Ovviamente prima me la son persa. Sono scesa di spalle. Quindi creiamoci immediatamente la miscela che ci serve. Come siamo messi a salute? Ancora abbastanza bene. Quindi qua intorno non dovrebbe esserci più niente, ragazzi. Ergo, non ci resta che avvicinarci a questo cancello. Possiamo aprirlo in qualche modo? Ovviamente no. Forse di sopra, ragazzi, c'è qualche leva. Probabilmente. Qui polvere a sparo, pesetas, munizioni per fucile. Fantastico. Proviamo un attimo a tornare di sopra. Vediamo se mi sono persa qualche piccolo dettaglio. Pesetas. Oddio, no, questa non mi serve adesso. Qua ci stanno due scatolozze. Che famo? Le lasciamo qua. Ovviamente no. Carabina e polvere da sparo. Avanti, ragazzi, imbottiteci. Tantissimo. Giù prima leva, di là ovviamente c'è l'altra. Non mi preoccupate, che adesso posso fare questo. Ok. Li ammazziamoli tutti, ragazzi. Sfruttiamo assolutamente la mitragliatrice. C'è qualcun altro che ci aspetta. Ciao, bello. Eri lì in silenzio, non ti avevo visto. Oddio, no, mi sono finiti i colpi, non ci posso credere. Cioè, riesco a finire pure i colpi della mitragliatrice. Ok, saltata per aria, va bene, scendiamo, ragazzi. Andiamo ad abbassare l'altra leva tipo now. Già ho visto che c'è qualcuno lì sopra. Oh, che cazzo urlate così? Oddio, che è? Oddio, chi è? Oddio, chi è? Ah! Mannaggia Soreda. Chi è? Ah! Ah! Aspetta, aspetta. Esci! Via, 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 via! Mamma mia, regà, mamma mia, regà, ma no! No! Questa bastardata infamissima, no! Il prossimo. Minchia, regà, qui è un guaio grandissimo. È un guaio grandissimo. Allora, facciamoli avvicinare di qua. E li facciamo saltare in aria.
Sta buono lì, forza raga. Ma vaffanculo! Scusate, eh. No! Porco zio! Non ci voglio credere. Per non essermi curata in tempo. Non ci voglio credere. Devo riabbassare la leva. Mannaggia me alla pupazza, raga. Mannaggia me a tutto. Non è giusto. Proviamo a salire prima di qua, va. Facciamo così. Sfruttiamo adesso la mitragliatrice. Che altro c'è? Se c'era qualcun altro che mi stava inseguendo. Ok. Che altro c'è? Va bene. Allora, abbassiamo sta leva. Cerchiamo di muoverci. Chi è? Ok. Allora, non so chi altro uscirà. Ecco, è nata una plaga giusto qua davanti, raga. Mannaggia santa! Mannaggia i ragni! No. Male. Malissimo. No, raga, questo lo devo far fuori così, assolutamente. Morto? Dove sono i ragni? Non mi fate sbucare i ragni, Dove sono? Eccoli. Arriva. Ok. Giusto in faccia, va bene. Allora, cerchiamo di mantenere la calma per quanto possibile. D'accordo, ragazzi, allora, non ci resta che salire, affrontare il nostro destino e cercare di andare ad abbassare pure quest'altra maledettissima leva. Non mi posso craftare nulla, assolutamente. Ma vaffancolor. Ok, dimmi che non gli nasce la plaga, te prego. Raccogli tutto, tuttissimo. Da sotto c'è ancora un ragnazzo. Che fai lì, merda? Esplodi, che fai prima. Ok. Dopo questa piccola svista possiamo tranquillamente abbassare anche l'altra leva. Il problema è: cosa uscirà da quel cancello? Perché la cosa potrebbe essere brutta. Va bene, scendiamo, va. Siamo pronti? Io mai abbastanza, ragazzi. Va bene. Allora, con l'enfasi di questa musica incredibile, andiamo. Non so se curarmi, sinceramente. Allora, intanto la miscela comunque la facciamo per pararci le chiappe, ovviamente. Quindi, bel respiro e andiamo. Aspetta, fammi ricaricare. Ok, tutto carico, così sembrerebbe. Manco una granata stordente, non posso far... Sì, non so se tiene la purbe, ragazzi, per eventuali munizioni per carabina. Forse è meglio. Mamma mia, mai abbastanza pronta per quello che mi aspetta. Sono parecchio preoccupata. Mike! Arrivo! Grazie! No, no. Va benissimo, caro, va benissimo. Tanto mi sei piaciuto da subito, eh. No, che è? No, il mio amico Mike, no! No! Mike! No! L'ho appena conosciuto, l'ho già perso per sempre! Mike! No! Sei una merda come questi insettoni del cavolo. Che schifo. Mannaggia. No, raga. Che schifo. Allora, a me gli insetti mi devono mettere sempre il panico, raga. C'è sta poco da fare. Cavolo, esplodi. Che è la cosa migliore che puoi fare. Che schifo. Ma hanno dovuto ammazzare Mike. Mannaggia la miseria. Mannaggia. Di nuovo. No, adesso sicuramente è rimasto più in nulla lì. Non abbiamo perso anche Mike.
Come è potuto accadere? Accidentaccio. Munizioni fucile, munizioni carabina. Che abbiamo qua intorno? Qua intorno sembrerebbe più nulla, ragazzi. Che tristezza. Che mondo triste e ingiusto. Accidentaccio. Ok. Qua sopra cosa c'è? Qualcosa che posso usare? Due barili. Adesso vi porterò questa morte nel cuore. Fino alla fine del gioco, ragazzi. Mannaggia la miseria, mannaggia. Allora, lacrima viola la potremo rivendere a un modico prezzo dal caro Eusti. Comunque, a parte tutto, una sfida. Me volete pure affidare altra sfida? Distruggi i medaglioni blu. Voglio che ogni singolo medaglione blu presente in queste rovine venga ridotto in frantumi. Persino quest'isola schifosa avrebbe un aspetto più piacevole se non ci fossero quei cosi appesi ovunque. Ma perché vi creano così tanti problemi? Non capisco. Rovine sulla scogliera. 5 medaglioni che sono anche qua, sembrerebbe. Quindi io mo mi devo fare le chiappozze pure a distruggere questi altri medaglioni blu. Dai ragazzi, io mi sto appena a riprendere da un lutto. Non potete pretendere tutto ciò, Cioè, vi dovete rendere conto che non è una cosa facile da elaborare. Che diamine, dov'è l'altro? Eccolo qua, lo vedo. Non riuscirò mai a prenderlo da qui. Sempre a complicarmi la vita, come sempre. Dov'è? Eccolo qua. Che bellino. Devo tipo salire per vedere gli altri, perché vedo che non sono visibili a questo piano della mappa. Proviamo un attimo ad andare su. Vediamo se sbuca qualcosa. Sta di qua. Questo piano è visibile, quello lì. Non lo so, probabilmente, ragazzi, dovrò procedere per poter trovare gli altri. Oddio, per trovare gli altri. Eccolo là, guardalo. Tac. Quindi probabilmente, aspetta, sono tutti proprio in quest'area qua. Ce ne dovrebbe essere un altro tipo là in fondo, robe simili. Non so se mi dovrò spostare ulteriormente per poterli vedere gli altri due, perché da qua, così, non vedo una mazza. Vedo proprio una ceppa, quindi probabilmente dovrò provare a scendere. Aspettate, scusate, perché qua dentro si può scendere. Proviamo a scendere. Vediamo un po' dove ci porta questa scaletta. Aha, questo dovrebbe essere il piano giusto. Oddio, i pistrelli anche no. Ne ho già avuto abbastanza degli insetti. I pistrelli per favore no. E allora qua abbiamo questo bel tesoro. Cos'è? Bastone reale. Lo rubiamo a Lord Saddler. Le ossa dei nostri fratelli dormono in tutte le terre. Il sangue dei nostri fratelli dimora in tutti i cibi. Moriamo solo per rinascere. Viviamo per l'eternità. Regniamo il mondo assoluto. Saddler, senti, scendi un po' da quel trono di merda che ti sei costruito da solo. Allora, comunque un medaglione da qua sotto, cioè qua sotto è visibile, ragazzi. Bravo a chi lo vede. Bravo a chi lo vede. Sarebbe davvero bellissimo poterli trovare tutti e cinque. C'ho qualche dubbio, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Qua sono ritornata su e non vorrei dover scendere magari più avanti. Quindi proviamo comunque a procedere di qua. Vediamo cosa troviamo. Meno male che comunque sono scesa di là, perché allora di qua non si può scendere. Comunque non vorrei dire, non so se potremo scendere da quest'altra porta. Ragazzi, che ve devo dire? Io ci ho provato. Proviamo a procedere. Ammazza. Con che veemenza, Leon. Anche meno, Proviamo a procedere e vediamo un attimino. Il problema è che questo sta di qua. Cioè, questo sta di qua. Io non credo che lo vedremo andando di qua, Non vorrei dire, ma... Ma che? Che c'è? A me sembrano sacchi da box. Si posso prendere a pugni? Schifi. Non provate a muovervi. Non. No! Non ci provate. Dio santissimo. Che cazzo ci starà qua dentro, regà? Che si dimena così tanto. Dai, ma sono dappertutto. Ma poi lo dovete fare apposta. Siete proprio dei bastardi. Trasferimento degli esemplari. Le riparazioni sono state completate senza problemi, poiché la struttura era precedentemente usata per il confinamento. È servito solo un lavoro minimo per rinforzare la tenuta ermetica. A meno che non dovessero esserci problemi con il test del sistema di raffreddamento, prevediamo di trasferire qui tutti gli esemplari rimasti dall'edificio 1. Tutti gli esemplari sono stati trasferiti con successo. Tuttavia, abbiamo avuto un piccolo inconveniente durante il trasporto, quando uno di loro è diventato violento.
succedendo. Fortunatamente le vittime sono state meno del previsto. Si raccomanda massima prudenza con gli esemplari. Secondo gli ultimi rapporti ricevuti, stanno iniziando ad acquisire la capacità di tollerare le basse temperature. Di che cosa staremo parlando? Di quali esemplari nello specifico staremo parlando? Io non voglio fare brutti incontri, sinceramente. Qua sento un nanetto malefico che cigola. Bracciale sontuoso, eccolo qua ragazzi. Qui si possono incastonare sicuramente le altre gemme. Ma dov'è il nanetto malefico? Che lo sento cigolare. Eccolo là, guardalo, se ne sta lì. Che cigola. Vabbè che ormai ragazzi raccoglierli tutti è impossibile, perché ne avrò lasciati dietro parecchi. Ovviamente siamo a fine game. Quindi vabbè, per i medaglioni blu, regà, mi sa che doveva andare così, eh. Comunque allora, sta zona non mi piace. Non mi piace. Non mi piace nulla, nulla di tutto ciò. Ma proprio niente. Smettila e chiuditi. Mi stai a mettere nervosa. Quindi le basse temperature avrebbero dovuto tenerle a bada ste robe, e invece stanno diventando tolleranti anche le basse temperature. Ah, benissimo. Sempre benissimo. Assolutamente. Che cosa divertente. Dovremmo usare un'altra manovella per aprire questa porta. Io, regà. Ah, serpe. Aia, mannaggia te. Allora, regà, io queste cose le odio, lo sapete. Le odio tantissimo. Vipera. Le odio profondamente. Quanto le odio ste cose io. Smettetela di dimenarvi. Smettetela, qualunque cosa voi siate. Maledetto topo. Nana! Che cazzo è? Porco Dinci! Raga, io non ce la posso fare. No, il regeneratore pure qua. Io non ce la posso fare. Cioè, io mi rifiuto. Mi rifiuto. Che palle. Cioè, non pensavo di trovarli fino alla fine. Che palle. Cioè, se c'è un mostro di questo gioco che mi ha fatto andare più nel panico, è proprio sta merda. Io non... No, raga, no. No. Questa è cattiveria. Cioè, questa è cattiveria pura. No, raga. No, questa è malvagità. No, è malvagità. Cioè, lasciatemelo dire. Ma è cattiveria, Cristo santo. Maledizione. Ho sprecato già i colpi. Oddio, no, non te mette pure a strisciate, prego. No, raga, io non ce la posso fare. No, non me potete chiedere pure questo, no. Servono altre munizioni carabina. Io non posso. Rimettiti in piedi, merda. Che ti devo finire di ammazzare. Regà, dai, no, mo si mette pure a correre. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio. No, regà. Ma perché? Dico io, non correre. Ce n'è più di uno. No, regà. No. Ma di che stiamo parlando? Ma di che cazzo stiamo parlando? Ma non è fattibile. Io non ce la faccio. Io non ce la faccio. No. Cioè, poi mi finiscono pure i colpi per carabina. Cioè, io come cazzo dovrei fare? Dai, regà, non si affronta. Cioè, non si accetta. Eh sì, vabbè. Cioè, senza no, mandate a fanculo. Mandate a fanculo, regà. Ma senza il mirino termico pure. Ma come cazzo dovrei fare?
Io non ce la faccio, io non ce la faccio. Cioè, non posso accettare questa cosa, mi dispiace. E non mi dispiace, anzi, scusate. Cioè, non si affronta. Basta, cioè, inaccettabile. Mo' bisogna pure vedere se riesco ad arrivare alla porta in tempo. Cioè, no. Scusate, ma no, ragazzi, cioè, dai. No, non so. Ah, ho fatto appena in tempo. Io, boh. Cioè, veramente non so che dire. Cioè, sono senza parole, ragazzi. Allora, togliete questa musica maledetta, per favore, che già sto abbastanza in ansia. Allora, Eusti, mo. Dio, che ansia di tutto, raga, che ansia. Allora, incastoniamo le gemme. Ovviamente ne servirebbero due rettangolari e io ne ho solo una, chiaramente. E qua non possiamo incastonare un cavolo. Quindi, allora, intanto vendiamo questo, raga. Io ho un'altra rettangolare, non penso di trovarla. Cioè, oddio, vabbè, me lo tengo, vendo questo e va bene. Quindi, intanto ripariamo il coltello, ripariamo sto benedetto giubbotto. Io direi, ragazzi, a sto punto di usarle sti 50.000 e di potenziare al massimo lo Stingray. Questo qui è un lavoro. Quindi facciamo fino, questo. Straniero. Dopodiché, io direi che per ora lasciamo un attimo così. Allora, di qua sì, ovviamente si procede. Però qua c'è il poligono di tiro, signore e signori. Allora, visto che questa volta non c'è la povera piccola Ashley che ci fa una testa tanto pure al poligono di tiro, io direi di fare un paio di partite al poligono. E ovviamente, ragazzi, poi, allora, come potete vedere, io avevo provato appunto a completare, ragazzi, varie prove da sola. Non sono riuscita ad ottenere tante S perché non è semplice. Comunque non si è sbloccato altro. Quindi no, non ha senso adesso mettermi a fare altre sfide così a caso. Pensavo ci fossero nuove sfide. Allora, io direi che per oggi ci possiamo fermare qua. Quindi non so quanto manchi effettivamente alla fine. Poi mi saprete, ragazzi, indicare voi se mi conviene comunque la prossima volta fare un unico video, se dovesse trattarsi ovviamente dell'ultimo, anche se dovesse durare un pochettino di più, piuttosto che magari, che ne so, registrare tre quarti d'ora e poi ritrovarmi con un ultimo video che dura tipo 10 minuti, un quarto d'ora, non lo so. Ovviamente questo, ragazzi, me lo consiglierete voi. Però continuare adesso non ha molto senso, perché comunque il video già sta durando abbastanza e magari poi mi ritroverei in una situazione in cui non posso salvare. Quindi direi di approfittare di questo punto di salvataggio, fermarci qua. E raga, quest'ultimo incontro con questi maledetti regeneradores di nuovo mi ha destabilizzata. Me dovete di se li incontreremo di nuovo. Almeno ci vado preparata psicologicamente, raga, perché già qualche volta fa mi avevate detto adesso di regola almeno quel regeneratore si è finita. Non so se l'avete detto apposta per non farmi più preoccupare o non lo so. Fatto sta che io voglio sapere se li troveremo ancora, perché mi devo preparare psicologicamente, perché io contro sti maledetti non ce la posso fare, ragazzi. Cioè, è il panico assoluto. Come sempre aspetto i vostri pareri, quindi, e suggerimenti qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao.